Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Molti di voi mi hanno chiesto che modifiche hai fatto alla tua moto. Mi mandi il link, fammi sapere dove hai comprato il cupolino, dove hai preso la marmitta. E allora a questo punto io ho deciso di fare un video che riepiloghi tutti gli acquisti che ho fatto e tutte le modifiche che ho fatto. Prima di tutto, naturalmente, andremo con la sigla. Ecco qua ragazzi, allora siamo qua con la mia moto, vi farò vedere prima le modifiche che ho fatto per quanto riguarda mappatura della moto e dispositivo. Questo ragazzi è il dispositivo Salva HD, in abbinamento ho fatto la mappatura Salva HD, questo serve per selezionare la risposta dell'acceleratore. Praticamente spostando questo qui, voi subito avete la mappatura desiderata. In questo caso, se io la metto qua, siamo nella mappatura meno performante, cioè per quando piove e quando l'asfalto è viscido, tipo mappatura rain. In questo modo la risposta del gas è molto meno aggressiva. Fino ad arrivare alla massima, che è la mappa Anarchy, dove la mappatura qui è molto aggressiva. Praticamente, se la moto da 0 a 100 ci mette 10 secondi, in questo modo la moto ci mette 5 secondi. Vi lascio comunque tutti i link qua sopra in descrizione, sia la prova della mappa fatta da me e sia il test rider fatto da 4 miei follower su Instagram che hanno partecipato a un contest e hanno vinto il contest e sono riusciti a provare la moto e il dispositivo Salva HD. Adesso invece vi farò vedere le modifiche estetiche che ho fatto nella moto. Ah, come vedete, scarico Vance Nines Stainless 211. Secondo me è uno scarico tra i più belli che ci possa essere per questa moto. Per quanto riguarda la sua estetica, la sua linea molto aggressiva, molto, molto sportiva. Qui invece abbiamo la sella della Saddleman Setup 2 in 1, cioè doppia sella sia per pilota che passeggero. Questa io l'ho presa direttamente dal sito della Saddleman perché la volevo personalizzare con la scritta Saddleman dorata. Poi invece qui abbiamo Sissi Bar preso su Motea. L'ho preso su Motea perché comunque la qualità è molto buona, ma io lo terrò solo in occasioni che porterò mio figlio o che porterò la mia compagna, poi quando vado da solo lo leverò. Qui invece abbiamo un altro accessorio tutto made in Italy. Questo è la dash cover in carbonio. Anche qui vi lascerò il link qua sopra. Questo è tutto made in Italy, fatto da Lucas Carbon. È un accessorio molto ben rifinito e diciamo che pesa la metà rispetto a quello originale. Qua, se vedete, ho messo delle viti da IMZL Elite. Sono delle viti particolari che queste praticamente non si svitano, ci vuole una chiave apposta. Diciamo che dà un po' più sicurezza. Adesso qui vedete il riser da 6 pollici pullback presi da Dynamite Crew. Questi riser l'ho presi perché mi danno l'opportunità di avere una guida più comoda. Questo dipende anche dai gusti e dall'altezza del pilota. Io sono 1,73 m, poteva andare bene questo da 6 pollici o anche da 8 pollici. Dipende comunque da voi e dal vostro modo di guida. In questo modo io ho una guida molto più comoda, ma comunque sempre abbastanza aggressiva, in quanto a me piace molto essere veloce nelle curve e avere, diciamo, un controllo maggiore della moto. Qui invece abbiamo le pedaline della Moons NMC. L'ho presa, qui troverete tante tipologie, tante marche, lo troverete anche su AliExpress. Io ho scelto queste perché mi piaceva la scritta qua e anche la sua forma, ma
questo diciamo è un fattore estetico. Qui abbiamo il portatarga di Harley Davidson inclinato, per dargli una maggiore inclinazione e essere meno invasivo. Qua poi da Firenze Motorcycle ho fatto montare questa cornice e delle staffettine qui da una parte per montare le frecce sul laterale della targa. Frecce sono della Barracuda. Prima le frecce erano qua. Per coprire le frecce ho comprato questo dal sito Track and Die. Sono dei tappini fatti in acciaio o in alluminio con queste grafiche, ce ne sono vari colori e varie grafiche. Ho messo la vite della Cross Cycle, anche questo vi lascerò il link, è semplicemente una vite dorata, mi piaceva il disegnino. Questa borsa è una borsa di Buffalo Bill. Lui è un ragazzo, un signore ormai, che fa tutte borse artigianalmente. Vi lascio qua anche di questo il video che ho fatto lì da lui in negozio quando ho montato la staffa per Softail. Questa borsa qui prima l'avevo montata nella 48, nella 48. Io poi cambiai l'attacco, che è una borsa a sgancio rapido, e l'ho messa qua. Questa, se volete, è in vendita. Se vi interessa, scrivetemi nei commenti o cercatemi su Instagram, sempre Teste di Moto, mi scrivete se siete interessati. Qui poi abbiamo le manopole, queste sono originali Harley Davidson. Questa ha diciamo un'ergonomia molto buona perché sono un po' gommate e hanno più grip quando dai il gas. Queste invece sono le leve della Lucky Speed Shop. Ce ne sono vari colori e varie forme. Sembrano molto piccole, ma con una moto del genere la puoi usare tranquillamente i tre diti per frenare, perché la moto diciamo ha più un'impostazione sportiva che custom. Qui io ho messo delle frecce a LED. Vedete, fanno ora un po' sporco, fanno la luce intorno. In realtà queste frecce dovrebbero essere come quelle americane, cioè freccia arancione classica e faro di posizione bianca. Qui in Italia non abbiamo questo impianto elettrico, andrebbe fatto, ma io per ora l'ho lasciato così. Questo invece è uno spoiler che io ho acquistato su AliExpress. Perché l'ho acquistato su AliExpress? Perché non sono riuscito a trovare un qualcosa che mi piaceva di quelli originali, anche perché i prezzi erano parecchio alti, 500 euro per un pezzo di plastica mi sembrava esagerato. Questo con 130-150 euro diciamo che la qualità è buona, naturalmente va verniciato ed è molto facile da montarlo perché sono due viti posizionate qua sotto ed è molto semplice da montare. Qui invece abbiamo cupolino dell'Harley Davidson, questo il cupolino è originale. Il windshield è della Denton Motorcycle, è da 12 pollici questo qui, ne esiste da 10 e da 14. Quello originale, se non sbaglio, è da 10 pollici che arriva fino a qua, però diciamo che l'estetica su questa moto è più bello questo da 12 pollici. Qua invece ho preso un faro sempre da AliExpress, dentro c'è la campana per l'alloggio e il cavo adattatore. Anche di questo vi lascerò il video che ho fatto l'altro giorno di come si monta il faro. È abbastanza semplice, basta avere un po' di manualità, ma con 60 euro riesci a montarlo. Qui ho cambiato i cavetti per le candele. Ho preso questi qui che mi ha consigliato Firenze Motorcycle, Cristiano. Non è che danno prestazione in più, però c'è una maggiore dissipazione di corrente e hanno, diciamo, sono molto meglio rispetto a quelli originali. Hanno un costo abbastanza alto, circa 80 euro, però insomma un po' la differenza si sente. Mi ero dimenticato di questo.
questo è, diciamo, guardian bell angle, cioè vuol dire il tieni guardian bell. Praticamente è un, diciamo, un pezzo ornamentale dove voi potete attaccare la vostra campana guardian bell. Lo so, molti diranno, ma la campana va messa in basso vicino all'asfalto, ma io ne ho perse già 5, quindi preferisco metterla qua appena trovo qualcuno che me la regala. Qui abbiamo questa borsettina molto comoda per metterci i documenti, il borsello, le chiavi quando andiamo fuori. Questa borsettina è di GL Letter Design, molto comoda per fare i viaggetti corti. Eccoci qua ragazzi, ho finito tutto. Vi ricordo che tutti i pezzi che ho montato qua metterò in descrizione il link per poterli acquistare. Ci saranno anche i video che ho fatto, i video tutorial che ho fatto sia per montare la dash cover in carbonio, sia per montare il faro, e sia anche la mia prova personale della mappa Salva HD e il test ride che ho fatto con i miei 4 follower di Instagram. Probabilmente, come ho detto nello scorso video, alcuni link, soprattutto quelli di AliExpress, scadranno. Se avete bisogno e volete acquistarli, iscrivetemi e vi darò una mano per cercare questi pezzi. Prossimamente ci sarà altre due aggiunte nella moto, due piccole cose, solo, anche queste solo per un fattore estetico. Lo vedrete nel prossimo video. Vi saluto ragazzi, ringrazio anche mio figlio. Ok ragazzi, il video è finito, spero che vi sia stato utile. Ringrazio mio figlio che lui mi segue sempre in queste avventure, è lui che mi fa le riprese. Spero che sia stato bravo, ma di sicuro lo è, perché ha passione come me.